Grazie, grazie Giancarlo, grazie Samantha. Allora, guardiamo insieme queste stelline, ci avviciniamo al Natale, ma intanto guardiamo la giornata che mi sembra molto interessante. Cari Cancretti, cari Ariete, cari Bilancia, oggi la prima buona notizia, Saturno inizia un transito nuovo. Fedeli al motto, non credete, verificate, piano piano dovreste iniziare a verificare nella vostra vita qualche cosa di più sereno. È chiaro che viviamo in un periodo tormentato, però insomma dobbiamo sempre credere che qualcosa cambierà. E se le stelle ci aiutano, se non altro a livello di ottimismo, è meglio. C'è però oggi un Ariete, due stelle, ancora molto preoccupato, ancora molto pensieroso, perché è vero che Saturno inizia un transito importante, però si farà sentire tra qualche settimana, non subito, insomma, non possiamo pretendere tutto e subito. Quindi in questi giorni c'è uno stato di forte agitazione, c'è un momento anche giusto per pensare a tutto quello che non è andato bene di recente. Soldi, questioni di lavoro, per molti part-time, progetti, programmi che sono andati non malino, ma insomma a stento, e che ora, sono convinto, nel 2021 recupereranno. Recupererate anche voi un po' di buona forza nel corso delle prossime settimane. I Gemelli, due stelle, sempre un 2021 importante, vi anticipo qualcosa di quello che poi vi dirò a fine mese, però c'è ancora tanto da dire, c'è ancora tanto da fare e soprattutto c'è ancora tanto da esplorare. Siccome il Gemelli va sempre un pochino di corsa, quando ha un progetto in mente non vede l'ora di completarlo, probabile che in questo periodo voi siate colti da una strana frenesia che vi porta anche a sbagliare o a fare troppo di corsa, cose che invece andrebbero fatte più lentamente. Quindi il consiglio è dare tempo al tempo. Il segno dei Pesci, avete risolto un piccolo problema sentimentale? Perché altrimenti, se c'è distacco, se c'è distanza, il rischio è che con la fine di questo mese di dicembre poi ci sia qualche disagio anche nelle emozioni vere. E poi, siccome andiamo incontro ad un periodo di grandi emozioni, perché comunque Natale è Natale, perché comunque la fine dell'anno è la fine dell'anno, soprattutto per dei romanticoni come voi, è meglio arrivare a queste feste con un po' di tranquillità interiore. Tuttavia oggi potrebbe non esserci questa tranquillità e sono anche le persone che stanno attorno a voi che vi riconoscono qualche piccolo tormento. Tre stelle per il segno del Cancro. Da oggi inizia un momento importante. Naturalmente, come per l'Ariete, non è che in 48 ore si può pensare che ci sia qualcosa di nuovo, ma è già tanto sapere che ci saranno delle opportunità. E vediamo che cosa succede soprattutto tra marzo e giugno, perché quelli saranno dei mesi importanti, vi anticipo. Poi il 2022 ancora di più, insomma, ve l'ho detto, dopo 2 anni no, erano 2 anni in cui potreste ricevere anche delle belle offerte o comunque avere delle belle conferme. Ve l'auguro perché insomma ve lo meritate, avete passato anche dal 2019 momenti piuttosto agitati. Cercate oggi però di fare le cose con calma. Voi sapete che quando, siccome siete emotivi, prendete tutto un po' troppo di petto, poi risentite di piccoli fastidi. Lo stomaco è il punto debole, curate un pochino l'alimentazione. Sarà difficile a Natale perché magari le scorzette di cetro candite le piacciono. Vabbè, che c'entra. Il Cancro è sempre molto amato. Comunque, mi piace questo cielo per la Vergine, ma fino a un certo punto vi do 3 stelle, nonostante in questi giorni comunque voi abbiate anche dei buoni progetti. Non è tanto il discorso lavoro, il pratico, quello che mi turba, quanto il discorso amore. Quindi adesso noi non sappiamo nulla della vita privata del professor Broccoli, perché sapete che è della Vergine e poi insomma nessuno ce la fa. Ci hanno provato i paparazzi, ci hanno provato personaggi, insomma, che niente, non si sa nulla. Però immaginiamo che abbia una vita privata. Immagino anche voi della Vergine, quindi in questi giorni rispondete alle richieste d'amore con entusiasmo, anche se c'è evidentemente da fare tanto per rimettere a posto alcuni conti, o magari siete un po' in ritardo con i progetti. Sapete che la Vergine deve lasciare tutto in ordine, quindi quando iniziano le vacanze, comunque non deve avere pesi sulla coscienza. Forse in questo periodo dovete pareggiare i conti o lavorare un po' di più per poi distendervi subito dopo, rilassarvi. 3 stelle per il segno della Bilancia. Come vedete, questi segni, che poi saranno beneficiati da Saturno e a fine settimana anche da Giove, sono ancora in una fase
un po' nervosa. È chiaro che poi conta la giornata, l'oroscopo giornaliero riguarda la giornata. Se dovessi fare una valutazione del 2021 vi direi 5 stelle, ma oggi vi trovo ancora un pochino sottotono, colpa di una luna dissonante che può portare qualche piccolo disagio a casa e sul lavoro, quindi attenzione proprio nei rapporti interpersonali. Lo Scorpione non deve fare di ogni problema un motivo per stare male, perché altrimenti veramente non uscite più fuori dal tunnel. Sapete che per voi è molto difficile accettare la realtà, anzi ci sono a volte delle situazioni in cui vi trovate un pochino nei guai. Posso dire che a volte siete proprio voi a mettervi nei guai? Quando dite una cosa un po' troppo irruenta, quando cercate magari in qualche modo di mettere in imbarazzo una persona, ecco, fatevi scivolare le cose addosso, ricordate che i sentimenti saranno premiati alla fine del mese. 4 stelle per il Toro, ritrova un po' di serenità il segno del Toro. Avete iniziato dicembre secondo me in maniera un po' scontrosa, magari vi siete sentiti nervosi anche senza un motivo ben preciso. Può darsi anche semplicemente che il fatto che quest'anno siamo tutti costretti a passare le vacanze in maniera diversa, in maniera un pochino più limitata, vi possa avere stranito. Sapete che per il Toro è molto importante il periodo della festa, comunque la maggioranza dei Toro, magari non tutti ma la maggioranza sicuramente, sono molto attaccati al Natale, perché per voi la famiglia è importante, i riferimenti sono importanti, quindi magari c'è stato qualche qui pro quo e bisogna cercare di andare avanti. Comunque la giornata è protetta, un po' di attenzione con i soldi è sempre necessaria. 4 stelle per il Leone. Il Leone non deve portare a casa vicissitudini strane che avvengono nel lavoro, non deve trasferire nei rapporti interpersonali dubbi che riguardano la vita privata, altrimenti si rischia di andare un po' fuori gioco, cosa che io non vorrei accadesse, perché tra l'altro dovete pensare ad un 2021 che vi terrà piuttosto impegnati, dovete mantenere quello che avete, poi vi spiego meglio. 4 stelle per il segno del Sagittario, se non sono 5 sono 4, insomma vi vedo comunque proiettati in un'ottica di grande forza e di liberazione, considerando tra l'altro il fatto che dovreste aver notato una cosa importante: a settembre certi progetti, programmi non andavano bene, adesso invece pare che tutto torni ad essere più positivo. Vi dicevo qualche giorno fa, non fate i paladini degli indifesi, soprattutto quando questi indifesi non hanno alcuna voglia di essere difesi da voi o non ne hanno bisogno, magari non se lo meritano neanche. Insomma, date il vostro tempo e il vostro spazio solo a chi merita. 5 stelle per l'Acquario. Fatica fisica tanta, per la fatica, per l'energia direi 2 stelle, ma per i progetti, la vitalità, la voglia di rimettersi in gioco e questa piccola o grande rivoluzione che da oggi Saturno nel vostro segno indica e che ancora di più sarà confermata da Giove nel weekend anch'esso in Acquario, beh insomma posso dire che avete campo libero e queste emozioni, le reazioni che nascono ora sono importanti. Il Capricorno, 5 stelle. Sì, vabbè, l'insoddisfazione a volte fa parte della vostra vita perché siete un po' dei perfezionisti, ma credo che non abbiate dubbi nel pensare che non solo avete avuto qualcosa di più, ma che avrete ancora di più nelle prossime settimane. Giocate questa giornata al meglio, mi raccomando. Giancarlo, a te.